Si è discusso nell'Assemblea dei Sindaci della chiusura eventuale del reparto di ginecologia ed esteticia dell'ospedale di Bosco Trecase. Tante persone si sono allarmate nelle ultime ore, una raccolta firme che ha superato le 5.000 adesioni. Le persone vogliono sapere se a Bosco Trecase si potrà ancora partorire. Abbiamo discusso dell'ospedale di Bosco Trecase, quindi di quello che il commissario Polimeni approverà a breve, perché questo è un ospedale che sarà nella rete ospedaliera regionale, che avrà dei servizi che la regione deve attrezzare in condizioni di sicurezza e di qualità. Sull'argomento specifico c'è una decisione già presa dal commissario in applicazione di una legge dello Stato e di una direttiva delle regioni che stabiliscono un numero minimo di parti per garantire il funzionamento in condizioni di sicurezza delle strutture ospedaliere. Ora su questo faremo un approfondimento, ma la regola che nel paese si applica per mettere in condizioni di sicurezza le mamme e i bambini che nascono e che le strutture devono avere volumi, qualità e sicurezza. Quindi noi organizzeremo servizi in questa direzione. Dalle sue parole è emerso che la prossima riforma regionale sulla sanità andrà a specializzare i presidi ospedalieri sul territorio. Come sarà organizzato il servizio nell'ASL Napoli 3 Sud? Qua non possono fare tutte le stesse cose, questo è il punto, per cui siccome in questi anni prossimi la regione può investire in personale, in attrezzature e anche in edilizia sanitaria, oggi è l'occasione per mettere a regime queste strutture. In ogni struttura ci saranno delle cose specifiche che si faranno seriamente, poi uno partorirà a Bosco Trecase o a Castellammare, cioè siccome nella vita di una donna si partorì, di solito il parto è un episodio quasi unico, 1.3 nati per donna, questa è la media nazionale, insomma noi dobbiamo garantire che queste cose si facciano seriamente, in condizioni di sicurezza e senza che uno passi un guaio, e questo vale per tutto, quindi non fare le stesse cose in tutte le strutture ma dare a ciascuna una missione e poi metterci personale e risorse, perché oggi è possibile farlo. Ovviamente non si fa tutto in un anno, ci vogliono 3-4 anni per fare un lavoro. Il breve periodo ha annunciato l'investimento di 12 milioni nell'ospedale di Bosco Trecase. In che cosa consiste? Terza annualità, articolo 20, e sarà un intervento di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione di una parte importante dell'ospedale.